tutti di darmi un feedback qui. Se buongiorno, ciao Vincenzo, ciao a tutti. Siete 56, sotto di me vedete Claudia Germano e Morena Aragone della Regione Puglia che oggi ci raccontano la loro esperienza. Abbiamo anche Gabriele Ciasullo di Agid che se avete seguito le precedenti edizioni di questo ciclo di webinar avete certamente imparato a conoscere. E in più vi dico sin d'ora che il programma di webinar prevedeva un intervento della Regione Piemonte, che in questo momento, in particolare di Angelo Appendino, che in questo momento ha qualche problemino di connessione, quindi stiamo provando a risolverlo. Ci sarà certamente un scambio di scaletta, nel senso che dopo aver passato la parola a Gabriele, invece di passare la parola ad Angelo Appendino della Regione Piemonte, andiamo giù in Puglia. E quindi ci sarà un piccolo scambio di calendario, però proviamo a risolverlo. Io davvero vi terrei compagnia giusto qualche minuto, un po' per dare modo anche ai più ritardatari di accedere e un po' per dare modo alla Regione Piemonte di riattivare i loro server e sperare che la loro riconnessione riprenda. Intanto ci sono fotografie nella chat qui sotto, che è una cosa piuttosto buffa. Vi volevo semplicemente raccontare che questi webinar nascono all'interno dell'area di lavoro T11 T2, che è un'area predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e gestita soprattutto da Agid, in particolare da Gabriele Ciasullo, che tra un po' avrete modo di conoscere meglio. Era un luogo in cui c'è stato e continua ad essere, anche se in questo momento i lavori sono fermi, dovrebbe continuare ad essere un luogo di discussione dove soggetti diversi possono dialogare rispetto a un tema comune, che in questo caso è quello della gestione dei dati, che siano aperti o meno, anzi aperti è meglio, però insomma in generale come regioni diverse si stiano organizzando rispetto allo stesso tema. È stato un gruppo di discussione che ha prodotto una serie di documenti, adesso Gabriele ve lo racconto un po' meglio, però l'idea era di, sempre nell'ambito di questi lavori, provare a dare una panoramica su come le regioni si stanno organizzando rispetto a questo tema e quindi approfittare dello strumento del webinar, che è comodo, è facile, è rapido e facilmente arriva più o meno ovunque, per raccontare quello che sta avvenendo, per capire come si stanno organizzando altri soggetti. Ci immaginavamo che questa cosa potesse essere utile per chi già fa open data da un po' di tempo e vuole capire un po' meglio, confrontarsi con realtà simili ma differenti, e anche di un minimo, come dire, di ispirazione, di punto di riferimento, dare un po' di punti di riferimento a chi si sta organizzando invece adesso, altre amministrazioni si stanno organizzando adesso per valorizzare il loro patrimonio informativo attraverso i dati aperti. Tra le altre cose, sia io che Gabriele Ciasullo ci occupiamo direttamente anche del portale dei dati aperti, dati.gov.it. Immagino lo sappiate perché no, ne abbiamo parlato ovviamente in un webinar la scorsa settimana e abbiamo cercato di diffondere la notizia un po' dovunque. La scorsa settimana, in occasione della settimana dell'amministrazione aperta, abbiamo lanciato la nuova versione del portale DatiGov, che ha una serie di funzioni in più, fra l'altro di primo acchito. È evidente che cambi il layout del sito, una nuova grafica aderente alle linee guida per il design dei siti web, sempre dell'Agenzia per l'Italia Digitale. E quindi vi invito, insomma, con questo pretesto anche a darci uno sguardo. E certamente è uno dei luoghi in cui cerchiamo di raccontare quello che sta avvenendo su Open Data e cerchiamo di farlo attraverso una serie di iniziative, e questi webinar, questo primo ciclo di webinar, certamente rientra tra queste. Questi webinar sono iniziati qualche settimana fa, il 15 di febbraio, quindi più o meno un mese fa, con l'esperienza della regione Sardegna e della regione Lazio. Poi siamo andati in Trentino, in regione Lombardia, e oggi ci occupiamo di Piemonte, se la connessione del CSI ce lo consente, e di regione Puglia. Ve lo dico perché alla pagina che trovate qui, noi, come sempre, più o meno tutte le iniziative di formazione che facciamo,
Anzi, in questo caso penso si possa parlare di iniziative di divulgazione. Rendiamo disponibili registrazioni e materiali dei seminari, quindi anche per se non vi è capitato di seguirli, se avete voglia di recuperarli, un po' come Netflix, potete recuperare le puntate precedenti molto semplicemente andando su Eventi.pa, che trovate registrazione e materiali che hanno utilizzato i relatori dei webinar precedenti. Ovviamente troverete tutto anche di questo webinar. Vi dicevo, oggi c'è un piccolo cambio di calendario, nel senso che Laura Massoli del Dipartimento della Funzione Pubblica non è riuscita ad esserci, però Gabriele vi racconta un po' meglio quello che è l'area di lavoro OT11 e OT2, il comitato di pilotaggio che un po' anima, un po' tira le fila di questa attività. Angelo Appendino mi auguro riesca ad arrivare, e quindi Morena Aragone e Claudio Germano ci raccontano l'esperienza della Regione Puglia. Io volevo semplicemente dirvi che la scorsa settimana, si è svolta la settimana dell'amministrazione aperta. Ci sono state centinaia, credo forse anche di più, di eventi in tutta Italia. In particolare, noi abbiamo seguito una serie di webinar nella migliore tradizione sui vari temi dell'open government, vari aspetti del governo aperto. Abbiamo iniziato dal FOI, abbiamo parlato di comunicazione social network, abbiamo parlato di open data, di SPID, che è il sistema unico di connessione, di account, l'account unico per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, promosso da AGID, dal governo italiano, e abbiamo concluso con le consultazioni pubbliche, con quella che una volta si chiamava i Democracy Participation. Ve ne parlo perché tutti i materiali, anche in questo caso, sia le registrazioni che i materiali dei webinar, sono disponibili alla Netflix su Eventi.pa, quindi potete trovare tutto lì. Qualora vi dovesse interessare qualcuno dei temi affrontati, sappiate che trovate più o meno tutto. Insomma, nonostante la settimana dell'amministrazione aperta si sia conclusa venerdì scorso, comunque i materiali continuano ad esserci e continuano ad essere disponibili per tutti. Giusto qualcosina prima di passare la parola a Gabriele Ciasullo di AGID. Riguardo al webinar, come avete visto che già lo state utilizzando, questa chat dove sto scrivendo adesso è aperta, libera, e potete interagire con i relatori del webinar attraverso questo canale. Per qualunque domanda vi dovesse venire in mente, utilizzate pure questa chat. Ci preoccupiamo noi come staff formats di riproporre i relatori a conclusione dei loro interventi. Vi dicevo che la registrazione del webinar sarà disponibile più o meno questo stesso pomeriggio su Eventi.pa, così come le slide, e trovate tutto alla pagina di Eventi.pa dalla quale vi siete iscritti, che questo è qui, è il link in basso, dovrebbe essere illuminato, quindi ok, sì, potete accedere da qui. Io avrei più o meno concluso il mio intervento, mi sono preso quasi una decina di minuti, chiederei a Gabriele di aprire la sua webcam e il suo microfono. Mentre, ok, Gabriele, ok, Gianluca ha finito, ok, ci aiuta in regia sul webinar di oggi, ha switchato dalle mie slide alle sue. Gabriele, ti lascerei la parola. Sento il tuo microfono Sì, aperto, credo. grazie Gianfranco, Perfetto. grazie. Oh, io vabbè, diciamo, sarei curioso, però insomma, penso che sia una cosa che possiamo rilevare. Sarei curioso di capire, insomma, di vedere se le persone che ci seguono oggi magari hanno già seguito i precedenti webinar, oppure insomma, diciamo, quanti di questi sono, come dire, ci seguono oggi per la prima volta, almeno questo, per quanto riguarda questo ciclo di webinar riguardante l'attuazione del protocollo da parte delle regioni. Sempre nel contesto del network OT11 OT2. Vabbè, diciamo, io voglio raccontarvi innanzitutto, insomma, una brevissima indicazione di lato funzione pubblica, perché chiaramente questa azione nasce nel contesto del Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sostanzialmente vedeva. Ecco, devo spostare qui la slide. È stato creato questo network e sono state definite delle aree di lavoro comune per quanto riguarda questi dei Data Open Data Management, il centro di competenza appunto è l'Agenzia per l'Italia Digitale, e mi sono occupato, insomma, diciamo, di appunto, coordinare un po' questa attività all'interno di questa area di lavoro.
Però insomma, diamo uno sguardo, perché questo è un aspetto molto importante, diamo uno sguardo in che contesto ci troviamo naturalmente. Il programma di pilotaggio. Il programma di pilotaggio è previsto nell'ambito dell'accordo di partenariato e del PON Governance. Sostanzialmente l'accordo di partenariato è un contratto tra gli Stati membri e la Commissione europea e i singoli Stati membri. E mira appunto insomma ad raggiungimento di certi obiettivi tematici in un determinato arco temporale. Insomma, ecco. L'attuale accordo di partenariato è valido fino al 2020, se non mi sbaglio, e prevede appunto tra i vari obiettivi tematici anche se un obiettivo specifico riguardante gli open data. Poi, in questo contesto, insomma, diciamo, nell'ambito del PON Governance, ovvero programma operativo nazionale. Diciamo che è una delle fattispecie con le quali si dà attuazione all'accordo di partenariato, poi ci sono i programmi regionali e quant'altro. Quindi questo comitato nasce appunto in questo contesto e assicura il coordinamento degli interventi OT11 e OT2. Sono due specifici obiettivi tematici che hanno a che fare insomma, con l'attuazione dell'agenda digitale. E attraverso i programmi operativi che le amministrazioni mettono in atto e in base ai quali ricevono appunto dei fondi, delle risorse economiche per poter procedere in una certa direzione. Quindi il Comitato ha in effetti insomma, si pone innanzitutto l'obiettivo di evitare duplicazioni tra i vari programmi operativi, insomma, no? Fare in modo che ci sia un certo coordinamento cioè, quando riguarda gli ambiti di intervento in particolare, insomma, no? E quindi ne promuove eventualmente la complementarietà e l'integrazione tra questi programmi, tra le azioni dei diversi programmi operativi delle amministrazioni, un po' una sorta di regia, di coordinamento generale per un uso più efficiente delle risorse, ovviamente, perché in effetti queste risorse appunto sarebbero, insomma, potrebbero essere, potrebbero, si potrebbe correre il rischio di una dispersione in vari rivoli e magari perdere di efficacia questi interventi, farebbero perdere di efficacia questi interventi. Quindi l'attività del Comitato è anche quella di garantire in un certo contesto un coordinamento generale proprio a supporto, diciamo, di una maggiore utilità, di una maggiore produttività di questi interventi stessi. Allora, il Comitato ha, qui insomma, sono delineate in questa slide, insomma, le principali modalità operative, insomma, le principali attività che vengono svolte dal Comitato, no? Quindi individuare questi ambiti prioritari, e questi ambiti sono stati individuati, per i quali appunto sì, c'è un interesse condiviso da parte delle amministrazioni e c'è la possibilità di intervenire in un modo coordinato all'interno di un contesto che è stato definito il network OT11 OT2. In questo contesto, network OT11 OT2, le aree di lavoro comune sono appunto aree di interessi condivisi tra le amministrazioni e i partecipanti, cioè tra coloro che appunto hanno presentato, hanno ricevuto fondi per attuare i propri programmi operativi su obiettivi specifici naturalmente, e una di queste aree di lavoro è quella riguardante il data management e open data management, quindi obiettivi specifici, tempi, contenuti, output definiti in un documento preliminare che si chiamava Terms of Reference, che in effetti stabiliva un po' queste indicazioni, queste clausole di lavoro comune, questo contratto comune. L'obiettivo principe era quello di arrivare a definire un protocollo non come un accordo tra le parti, ma in effetti una serie di operazioni che le parti in qualche modo si impegnavano, che hanno costruito e che si impegnavano a rispettare come metodo di lavoro, come prospettiva di lavoro a supporto del proprio programma operativo. Quindi c'è il programma operativo fatto dall'amministrazione stessa, insomma, inquadrato nel contesto delle indicazioni e coordinato a livello di comitato di pilotaggio. Per questo programma operativo uno riceve dei fondi, l'impegno è quello di far sì di adeguarsi ad uno standard condiviso definito all'interno di questo protocollo, che in qualche modo l'area di lavoro Dare Open Data ha tirato fuori dal scorso anno e a questo punto io sul protocollo vi dico subito che ovviamente non è una cosa è nata nell'ambito del network OT11-OT2, ma è una cosa che è possibile sicuramente estendere al di là di questo contesto. E infatti ho ritenuto che questo oggetto fosse un elemento di particolare rilevanza. Tant'è che alla fin fine ci siamo detti, ma alla fine
Queste indicazioni contenute nel protocollo sono indicazioni proprio specifiche per promuovere gli open data in Italia e quindi siamo nell'ambito della famosa agenda prevista dall'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale, ovvero il documento di strategia che in qualche modo guida, vuole in qualche modo guidare l'azione della pubblica amministrazione italiana per quanto riguarda il tema dell'open data. Ulteriore passaggio, quindi il protocollo nasce all'interno del network TUN22, diventa un elemento significativo per la costruzione dell'agenda, anzi diventa la parte proprio essenziale dell'agenda stessa, e a sua volta, alla luce di quello che sta intervenendo nel contesto normativo ma anche operativo, l'agenda è stata inserita all'interno del piano triennale ICT. Il piano triennale ICT è un'azione che Agile sta mettendo in campo, su cui sta lavorando insieme in questo momento anche con il team digitale, perché è previsto da una norma specifica che questo documento di strategia generalizzato sulla ICT della pubblica amministrazione a firma poi del Presidente del Consiglio dei Ministri. Evidentemente l'agenda anch'essa è un documento strategico, quindi non si capiva, diciamo, è stato facile assimilare uno più uno fa due, insomma, diciamo, anche l'agenda la inseriamo all'interno del contesto, insomma, diciamo, del piano triennale ICT, perché chiaramente diventa uno degli elementi, una delle azioni, uno dei temi specifici all'interno del piano triennale ICT, come è giusto che sia. Brevemente, il protocollo, che cosa, diciamo, sono anche aspetti, se vogliamo, come dire, non dico banale, ma insomma nulla di trascendentale, ma d'altronde, se vogliamo essere veramente, insomma, diciamo, corretti, è giusto evidenziare che poi in effetti la nostra azione per fare open data è un'azione che nasce dalla nostra attività istituzionale. In effetti noi produciamo, la nostra attività istituzionale produciamo dati, dobbiamo fare quel quid in più per renderli disponibili, no? Secondo il paradigma degli open data, rispettando i tre requisiti previsti dall'articolo 68 del CAD. Il protocollo in effetti che cosa ha in qualche modo definito? Fermo restando l'adempimento normativo di produrre, di rendere disponibili i dati, che ce lo dice non tanto il CAD, ma ce lo dice la direttiva PSI 2.0 che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 102 2015, dove lì nasce, e lì nasce l'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili i dati secondo il paradigma dell'open data, quindi secondo quei requisiti che poi stanno nell'articolo 68 del CAD. E nel recepimento della direttiva è stato creato quel legame indissolubile tra l'obbligo di fare open data e appunto le modalità operative che sono quelle del CAD, previste dal CAD. Quindi seguendo le linee guida e seguendo i requisiti previsti dal CAD, articolo 68. Quindi il primo, fermo restando questa impostazione generale, però si è posto questa scaletta di attività a carico delle amministrazioni, quindi l'utilizzo del catalogo da DatoBit, che appunto, come ricordava Gianfranco, è ripartito la scorsa settimana, cosa di cui siamo, insomma, tutti quanti decisamente contenti e soddisfatti, insomma, che si rimette in moto un meccanismo che in effetti per un po' di tempo, per tutta una serie di problematiche, era stato, insomma, diciamo, messo un po' trascurato, diciamo così, ma senza naturalmente creare problematiche, insomma, di particolare rilievo, naturalmente, che sono tutte azioni che noi abbiamo messo in campo per migliorare e andare verso una certa dimensione. Ecco, poi l'altro aspetto importante, se diciamo, dopo tenere presente l'utilizzo del catalogo da DatoBit, l'altro aspetto importante è il rispetto del profilo di metadatazione di KPT, che noi abbiamo definito lo scorso mese di aprile, riferendosi alla relativa antologia, che naturalmente sia il profilo, tutti i documenti relativi al profilo, sia l'antologia sono disponibili sul portale da DatoBit, così come sono disponibili le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nell'edizione 2016, ovvero quella più aggiornata. I più aggiornamenti più significativi hanno riguardato appunto il mutato assetto normativo, che chiaramente c'è stato un cambiamento notevole rispetto alle linee guida 2014, proprio perché appunto con la direttiva PSA è stato introdotto l'obbligo delle amministrazioni di produrre dati secondo il paradigma open data. Poi c'è il forte riferimento all'uso delle licenze standard, questa abbiamo accolto naturalmente una comunicazione da parte della Commissione europea, quindi l'impiego di una licenza standard. Noi abbiamo orientato, ci siamo orientati
suggerire caldamente l'utilizzo della CC BY 4.0 della famiglia delle Creative Commons. Poi abbiamo fatto una generale semplificazione del documento per renderlo, diciamo, più appetibile un po' a tutti quanti gli attori che si occupano di questo argomento, e poi abbiamo fatto un forte riferimento ai requisiti open data, ovvero quei tre requisiti previsti dall'articolo 68 del Carta. Quindi, un altro aspetto importante è l'utilizzo del catalogo nazionale dei dati territoriali. Adesso io qua su questo, diciamo, vorrò attivare quanto prima magari in qualche azione specifica per far sì, per mettere in chiaro questo aspetto di convivenza tra il catalogo nazionale dei dati territoriali e il catalogo nazionale dei dati COVID. I dati territoriali devono essere documentati nel repertorio nazionale dei dati territoriali, sia perché, diciamo, c'è un'infrastruttura adeguata a descrivere i dati georiferiti, sia perché deve rispondere a certi prerequisiti previsti dalla direttiva Inspire, a cui naturalmente dobbiamo fare riferimento per quanto riguarda quella tipologia di dati. Naturalmente il repertorio deve dialogare con i dati COVID e dialogherà attraverso un altro standard, il GDKP, che noi dovremmo mettere a punto da qua nei prossimi mesi e su cui però vorrei dedicare poi un'altra azione specifica, magari, insomma, sempre attraverso qualche webinar, cercare di ragionare un po' su questo tema per darci dei chiarimenti in merito. Altro elemento, ultimo elemento, insomma, sempre del protocollo Open Data, era quello appunto di andare a definire un paniere dinamico di dataset per esprimere il contenuto dell'agenda, ovvero il protocollo ci dice un po' le azioni che dobbiamo fare, ma il dati COVID raccoglie tutti i dati, un po' la descrizione di tutti i dati aperti resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni. Cioè, alla fine, insomma, c'è un altro aspetto importante, appunto quello di agire su determinati specifici dati ritenuti come quelli più importanti, più significativi, i famosi cosiddetti key dataset, che hanno un po' alimentato le nostre agende degli anni precedenti, quella 2013 e 2014 in particolare. Ora noi abbiamo predisposto, insomma, noi speriamo, insomma, che dovrebbe arrivare, speriamo quanto prima anche in pubblicazione, un resoconto su quello che era, diciamo, su quello che è stato fatto nel periodo 2013-2016, quindi il contenuto che era previsto per esempio dall'International Open Data Charter, i dataset previsti all'interno dell'agenda 2013-2014, quelle che erano state le richieste della parte della società civile in un'azione che Agid ha fatto, se non sbaglio, a fine 2014. Quindi abbiamo messo in piedi tutto questo e l'abbiamo confrontato, abbiamo avuto modo di fare una verifica, un monitoraggio su quelli che erano stati nel frattempo aperti e quelli che eventualmente non lo sono ancora. E su questo monitoraggio poi noi abbiamo potuto dare risposta alla Commissione europea per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di partenariato, perché l'indicatore degli open data, c'è un preciso indicatore per l'open data che prevede il numero di banche dati aperti su un paniere predefinito di banche dati, diciamo, individuate. Quindi questo rapporto ci dà, come dire, la consistenza su a che punto siamo per quanto riguarda l'indicatore open data nel contesto dell'accordo di partenariato. E questo lavoro l'abbiamo fatto in collaborazione con ISCAT e Agenzia per la Coesione per quanto riguarda anche gli aspetti metodologici, e appunto speriamo quanto prima di poter avere, diciamo, vediamo come potrà essere pubblicato, speriamo quanto prima possa avere la sua pubblicazione sia per quanto sul portale Dati Covid, sia sul network 8122 e anche eventualmente nel contesto OGP. Anche perché tra le azioni che sono considerate in questo paniere ci sono anche le azioni che sono state, come dire, previste dalle amministrazioni nell'ambito dell'action plan dell'Open Government Partnership. Oh, io a questo punto, diciamo, mi fermerei, quindi mi prendo qualche minuto in meno, perché magari, insomma, diciamo, dopo gli interventi delle regioni, se ci sarà la possibilità, possiamo, insomma, magari accennare a qualche altro aspetto su cui fare, come dire, qualche riflessione per far sì che Dati Covid assuma quel ruolo, quel quale noi auspichiamo, quello di essere punto di riferimento, punto di riferimento per tutta la comunità Open Data. Quindi lascerei subito a Gianfranco e ci sentiamo nel caso dopo, o comunque su quel tema sicuramente ritorneremo ad essere presenti con altre iniziative.
Grazie a tutti, e a presto. Grazie Gabriele, io sono particolarmente felice di dirvi che al CSI Piemonte è tornata la connessione, quindi Angela Appendino riesce a essere qui con noi questa mattina. Le chiederei di aprire il suo microfono e la sua webcam perché mi sa che... Ok. Gianluca ha passato le sue slide, io vi lascio ad Angela, dico soltanto una roba al volo. Ringrazio particolarmente la Regione Piemonte sia per essere qui oggi, ma soprattutto per aver dato più o meno inizio, se volete, a questa cosa. Mi fa davvero particolarmente piacere ricordare che il Datastore della Regione Piemonte, datipiemonte.it, certamente è il portale open data più anziano d'Italia. Credo che nel 2010, se non ricordo male, forse inizio 2011, la Regione Piemonte, prima di tutte le altre regioni italiane, quando ancora era, come dire, l'open data era quasi un tema di frontiera, ha investito in maniera strutturata, in maniera molto solida, pubblicando un portale regionale e aprendo più o meno, se vogliamo, la stagione dell'open data italiano, fatto in maniera consapevole, fatto in maniera strutturata dall'interno alle pubbliche amministrazioni. E mi faceva piacere ricordarlo perché comunque, per chi si occupa di questa cosa da un po' di tempo, continua a restare un punto di riferimento per le esperienze delle pubbliche amministrazioni italiane. Angelo, se ci sei, ti chiederei di aprire microfono, noi ti vediamo già e ti lascerei la parola. Buongiorno a tutti, ringraziamo anche noi per l'opportunità che ci avete offerto di presentare la nostra esperienza, un'esperienza appunto che viene da lontano e che speriamo possa sia anche, abbia avuto dei passi successivi per seguire tutte le novità del mondo dell'open data. Ovviamente, vi porto anche i saluti della collega Marta Garabuggio di Regione Piemonte che purtroppo non può essere qui con me a presentare la nostra esperienza. Ovviamente l'esperienza della Regione Piemonte che ha sempre creduto che i dati ovviamente rappresentassero un valore per il mondo della ricerca, per l'e-democracy, per le possibilità di conoscere l'operato della pubblica amministrazione e di riutilizzare il suo patrimonio informativo. Nel frattempo, però, ovviamente il mondo è andato avanti, quindi crediamo anche che adesso, come d'altronde sta emergendo, sia il momento di fare un salto di qualità, di lavorare per la creazione di un ecosistema digitale tra il pubblico e il privato, quindi di rendere i dati pubblici parte di un tassello di un ecosistema molto più ampio che un ecosistema dei dati, un ecosistema digitale di oggetti intelligenti che parlano, in parte esponendo dati pubblici, in parte per ovvi motivi restando dati privati, ma per creare un ecosistema che aiuti a crescere nell'economia digitale. Quindi cosa ci poniamo, quali sono gli obiettivi che ci poniamo nella creazione di questo ecosistema? Speriamo di contribuire ad aumentare la competitività delle imprese, speriamo di contribuire a creare nuovi servizi dedicati a cittadini e imprese basati appunto sull'utilizzo dei dati e vogliamo provare a strutturare un modello di copartecipazione tra pubblico e privato, appunto, in cui i dati pubblici siano un sottoinsieme di un gruppo più ampio di dati che sono quelli messi a disposizione dalle imprese o dagli enti che possono mettere a disposizione parte dei loro dati, ovviamente. In questa breve presentazione cosa mi preme andare ad evidenziare? Ovviamente una parte normativa, che ci aiuta a capire come fare le cose, una parte tecnologica, che sono le nostre nuove piattaforme, e un profilo organizzativo che si accompagna ovviamente ai precedenti e che costituisce a portare avanti l'esperienza. Dal punto di vista normativo, l'avete ricordato prima, l'ha ricordato Gianfranco prima, siamo partiti con prime linee guida già dal 2009, siamo arrivati ad una legge regionale nel 2011, abbiamo aggiornato le linee guida nel 2012, e dopo qualche anno, diciamo, di stasi, stiamo lavorando per ancora una volta cambiare. Per cambiare e lavorare su nuove linee guida, per
descrivere e regolare il nostro nuovo ecosistema regionale dei dati aperti. Mi dispiace, purtroppo speravamo che le nuove linee guida venissero emesse in questi giorni per il webinar per potervele rappresentare più nello specifico, non è stato possibile, ma proviamo a raccontarvele in modo sintetico. Lo stesso. Le nostre nuove linee guida che dovrebbero uscire appunto nei prossimi giorni ovviamente riconfermano i principi della politica regionale sull'open data, fanno un passo avanti perché sanciscono l'utilizzo di una nuova piattaforma per la gestione degli smart data, quindi una piattaforma che viene chiamata UCA Smart Data Platform come luogo per ospitare e rendere disponibile gli open data. Quindi introduce una parte di gestione dei dati che vengono dall'internet delle cose e l'internet delle persone e ovviamente si sostituisce a quello che erano le precedenti linee guida in materia. Quindi i nuovi documenti che andremo ad emettere a breve saranno due che si integrano tra di loro. Delle linee guida, nuove linee guida, che offrono la possibilità di aderire alla piattaforma Open Data anche ai soggetti di ricerca, soggetti privati, che vogliono utilizzare la piattaforma, sanciscono che lo strumento per caricare gli Open Data è la nuova piattaforma IUCCA, ovviamente in aderenza alle linee guida nazionali ed europee, introducono la licenza, l'utilizzo della licenza 4.0, della CC BY 4.0 International come licenza standard per la regione Piemonte. A questo si accompagnano le regole di ingaggio per l'utilizzo della piattaforma, quindi quello che gli enti che vorranno aderire dovranno sottoscrivere per poter utilizzare l'ecosistema. Quindi abbiamo sancito una serie di termini d'uso, abbiamo preparato una serie di termini d'uso che consentono di accedere ai privati e quindi di registrare una persona giuridica diversa da una pubblica amministrazione, che stabiliscono le regole per utilizzare lo user portal per caricare, utilizzare o elaborare i dati e pubblicarli in open data, in una modalità di condivisione selettiva che vedremo poi anche dopo. Quindi abbiamo fatto tutto questo perché c'era l'esigenza, oltre alla necessità di adeguare la licenza, ma di capire, di spiegare come utilizzare la nuova piattaforma. La nuova piattaforma è arrivata, è giunta da un percorso che parte dai primi Living Lab della regione Piemonte. Parte da un finanziamento all'interno del FESR 2007-2013 per lo sviluppo di progetti nel campo dell'Internet delle cose, per cui è stato emesso un bando che è stato chiamato Bando IoD, che ha finanziato 29 progetti, che ha permesso la condivisione dei dati tra pubblico e privato, che ci ha permesso di arrivare alla formulazione di principi di valorizzazione del patrimonio informativo all'interno di quella che è l'Agenda Digitale Piemontese, che ha permesso di fare dei passi avanti sulla piattaforma per tutta la parte di analytics, quindi sullo sviluppo di questa piattaforma non solo per caricare dei dati ma anche per elaborarli, che ci ha permesso a questo punto di dire va bene, questa piattaforma la utilizziamo anche per l'open data, quindi la utilizziamo per caricare i nostri open data, che poi ci ha permesso anche di far diventare IUCCA infrastruttura di ricerca all'interno del POR FESR 2014-2020, appunto piattaforma per la valorizzazione dei dati, di cui gli open sono una parte importante, ma una parte, un sottoinsieme. Il disegno complessivo che abbiamo portato avanti in questi ultimi mesi è un disegno che vede delle spinte esterne, diciamo, dal mondo che ci circonda, dato dalle nuove tecnologie, da un emergere di dati provenienti dall'Internet delle cose, che ci porta ad avere la piattaforma con i termini d'uso che
ci dicono come utilizzarla, dalla possibilità che volevamo fornire di aderire ai privati una nuova licenza che ci ha portato a intervenire sulle nuove linee guida e avendo sotto appunto questa piattaforma in cui abbiamo portato come da indicazioni il nuovo standard per i metadati di KTPT. Quindi abbiamo investito su questa piattaforma per avere il nuovo standard dei metadati, in cui abbiamo iniziato a caricare i primi metadati degli open data su questo standard. Ci ha permesso di inserire delle funzionalità di anteprima dei dati, di collegare lo stream di dati ai sensori e di offrire la fruizione dei dati a servizio. Dietro, ovviamente, con un back office per il caricamento dei dati e dei metadati a disposizione e della pubblica amministrazione e dei privati, e come elemento visibile, diciamo, il nostro tradizionale portale Open Data, che espone le linee guida, il news, la parte di ricerca, la federazione con tutto il mondo dei geoportali e le funzionalità tipica dell'Open Data, per la possibilità appunto di fare commenti, di votare e quest'altro. Due parole proprio molto velocemente su una descrizione della piattaforma, poi si può andare direttamente sui link che vi farò vedere in fondo per approfondire. È una piattaforma appunto che permette di connettere oggetti, smart object, sensori, che permette la circolarità delle informazioni, l'integrazione tra diverse fonti dati in modalità di big data, quindi fornisce un big data store dove immagazzinare i dati e integrarli e fornisce anche la possibilità di avere strumenti di discovery. Lo scenario che si sta delineando è uno scenario in cui convergono dati social, dati dell'Internet delle cose, dati dalle applicazioni verticali che producono dati e i dati pubblici, i dati dei sistemi informativi o i dati delle imprese. Le cose che si possono fare con la piattaforma, si può entrare come publisher, quindi si possono creare e gestire stream oggetti o dataset, ovviamente. Si può entrare come developer, quindi si può lavorare all'interno della piattaforma per creare nuovi stream da stream già esistenti e si può sottoscrivere, si può utilizzare i dati disponibili nella piattaforma. Quello che permette come tipologie di dati possiamo a questo punto avere non solo più i dati tradizionali, i CSV che avevamo tradizionalmente, ma ci permette di avere nuovi tipi di dati che a questo punto all'interno della piattaforma diventano anche interrogabili. Due parole proprio solo per spiegare più nello specifico questa commistione tra dati pubblici e privati e la condivisione selettiva che dicevamo prima, quindi una piattaforma in cui convivono i dati open, i dati di contesto condivisi del patrimonio informativo, diciamo pubblico, e i dati che i privati vorranno mettere a disposizione in open data o i dati che vorranno condividere selettivamente con altri operatori, o che vorranno tenere propri a proprio privato utilizzo, ovviamente dipende anche dai permessi che si possono avere su questi dati. L'open data, che cosa vedremo lato open data di tutta questa piattaforma? Gli open data rimangono visibili sul nostro sito Dati Piemonte, sono gestiti tramite il back office di Jucca. Dati Piemonte rimane il portale per vedere il dataset anche secondo gli standard di KTPT. Jucca contiene le API o data, permette di esporre le API o data per fruire dei dati a servizio oppure del download completo. Quindi è semplicemente abbiamo fatto un investimento che per l'utente è trasparente, ma è che consente semplicemente di lavorare meglio con i dati e di fruire meglio sui dati a servizio.
Abbiamo implementato anche delle funzionalità di Data Explorer che mancavano sul nostro portale, perché appunto aveva una storia, veniva da lontano, ma doveva anche evolversi, quindi delle funzionalità di anteprima per vedere direttamente i dati prima di scaricarli, iniziare un po' a curiosare sui dati, e delle funzionalità di data visualization. Questo è un esempio di visualizzazione dei dati della raccolta differenziata dei rifiuti, e con l'offerta di widget che sono a disposizione degli sviluppatori per eventualmente rappresentare i dati di interesse. Cosa abbiamo sul nostro portale molto, molto velocemente? Ovviamente abbiamo i dati geografici dei nostri geoportali, e poi abbiamo tutto il resto dei dati. Qua una rappresentazione generale per argomenti. Nell'ultimo periodo ci siamo concentrati sulla pubblicazione di determinati tipi di dati, e i dati dei trasporti tramite la pubblicazione dei GTFS, dati del servizio programmato del trasporto pubblico e su autobus e in ferrovia, tramite la pubblicazione dei prezzi dei carburanti, quindi delle caratteristiche delle stazioni di servizio e dei prezzi. Abbiamo pubblicato dati ambientali grazie a richieste che ci sono arrivate dalla società civile, l'anagrafe dei siti contaminati. Abbiamo pubblicato i dati relativi al patrimonio posseduto dalle biblioteche del polo torinese, dell'SBN Torino Zero. Abbiamo pubblicato parecchi dati del mondo del turismo e della ricettività turistica. Abbiamo pubblicato parecchi dataset relativi al mondo della sanità e della salute, che sono anche tra poi i più scaricati dal portale, ed abbiamo pubblicato alcune informazioni relative nel campo dell'istruzione sugli edifici scolastici e con periodo di costruzione e di trasformazione. Questi sono gli ultimi dataset che abbiamo pubblicato sul portale. Cosa ci rimane da fare adesso? Ovviamente al portale, al momento, il portale era già aperto alle pubbliche amministrazioni, quindi al momento c'erano 80 enti locali che non erano magari singoli comuni, ma anche unioni di comuni, date le caratteristiche del Piemonte, a pubblicare sul portale. Dobbiamo far ovviamente investire per condividere il cambio di infrastruttura che è necessario, ovviamente. Quindi all'interno dell'agenda digitale, delle azioni dell'agenda digitale, è stata creata una task force che andrà sul territorio, andrà a parlare con i comuni per fornire strumenti, per aiutarli a pubblicare open data sempre più di qualità, e per creare forme di partecipazione di comunità tra i comuni o tra gli enti che vorranno aderire alla piattaforma. Questa in estrema sintesi, spero di non essere andata troppo di corsa, è l'esperienza della Regione Piemonte. Qua trovate i nostri siti di riferimento: Dati Piemonte, Smart Data Network, la piattaforma appunto dei dati. Per contatti, la collega Marta Garabuccio e io, Angela Pendini. Angela, grazie mille. È davvero parecchio interessante, peraltro è un bel modo di rilanciare, nel senso coinvolgere nell'idea di dati pubblici aperti anche l'idea di Internet of Things è centrale in questo momento. Non è un caso che probabilmente i dati che hanno maggiori accessi o quelli più utilizzati sono i dati in tempo reale, che forse
più somigliano a quell'idea di dati prodotti da una smart city in logica Internet delle cose, e credo che ancora una volta sia centrale forse il problema sin da subito di come esporre questi dati, come farli rientrare in uno stream, in un flusso di dati accessibili a chiunque, mantenendo la logica del dato aperto attraverso API, attraverso oggetti che possono interagire con applicazioni. Guarda, c'era una domanda, io ne approfitto perché sei stata bravissima a rispettare all'istante i tempi che avevamo concordato, quindi ci resta un po' di tempo. E dalla chat c'era Rosanna che ti chiedeva i dati inseriti dal privato, quantomeno da quei soggetti che in qualche maniera si loggeranno e troveranno un modo per avere un accesso all'esposizione dei dati. Vengono validati dalla struttura regionale, c'è cioè un team che si occupa di definire, cioè come dire, di dare un'occhiata prima di essere esposti sulla piattaforma, cioè avete previsto una modalità di validazione del dato esposto? Allora, nei termini d'uso che mi sarebbe piaciuto presentarvi più nel dettaglio, ma che appunto non sono ancora stati approvati, no, non è previsto un meccanismo di validazione, è prevista una completa assunzione di responsabilità da parte dell'ente che pubblica e utilizza la piattaforma per la pubblicazione dell'open data, quindi ovviamente si richiede di aderire a delle linee guida che di utilizzare la licenza suggerita dalla Regione Piemonte, tranne giustificati motivi, e si richiede un'assunzione di responsabilità nella tipologia di dato che va a pubblicare. Ovviamente ci sono una serie di raccomandazioni, il dato deve essere completo, deve essere consistente, ma rimane un dato su cui la regione non ha la titolarità, diciamo, per andare ad agire in modo di dire questo lo puoi pubblicare, questo no, ovviamente. Ovviamente ci sono poi dei monitoraggi, delle politiche di sicurezza all'interno della piattaforma, quindi non è insomma, ci sono degli automatismi e dei monitoraggi che dovrebbero impedire utilizzi fraudolenti, diciamo in questo modo, ma nella piena responsabilità dell'ente che dovrebbe andare a pubblicare. Guarda, io ti rigiro i complimenti di Francesca Gleria, tua collega del Trentino, fra l'altro nostra relatrice nei webinar di qualche settimana fa, che ancora una volta usava la chat per rilanciare sulla richiesta di c'è una versione in progress del documento delle linee guida, o quantomeno avete una data orientativa sulla sua uscita, insomma, qualcosa che si possa osservare perché, ripeto, è un termine molto di d'avanguardia. Anche altre regioni e altre pubbliche amministrazioni stanno iniziando a ragionare su come attrezzarsi per rispondere a queste esigenze. Sì, possiamo condividere la bozza che dovrebbe andare in approvazione come tempistiche. Speravamo di riuscire a farlo uscire la scorsa settimana, con l'occasione della settimana dell'amministrazione aperta. Ci sono delle cose che, insomma, che non riusciamo a controllare, quindi questo non è stato possibile. Speriamo veramente sia questione di giorni, entro il mese. Spero veramente che riusciremo a pubblicarlo, anche perché abbiamo bisogno di andare poi a diffondere e la piattaforma e le nuove idee e le nuove modalità. Quindi prima riusciamo a farlo e prima diamo la possibilità a chi ci ha chiesto di aderire di farlo, perché fino a quando non c'è una regola, non ci sono questi termini d'uso, ovviamente non possiamo fare certe azioni. Guarda, è interessante anche il tema della responsabilità del legare la titolarità alla responsabilità dei dati, è ovviamente una questione centrale anche per chi lavora sul portale nazionale dei dati aperti, che più o meno ragiona con la stessa logica, nel senso la responsabilità è di chi espone e poi va fatta in maniera consapevole. Io vedo che Gabriele ha aperto la sua webcam, No, non vabbè, so se vuoi diciamo, intervenire. io ho seguito un po' parzialmente, diciamo, l'intervento, ma qualche cosa mi è rimasto.
perché vabbè, io oggi sono al Ministero dell'Interno e stiamo lavorando con i colleghi del Ministero dell'Interno, indovinate su che cosa, insomma, è facile, insomma, sembrava solo per andare. No, ma appunto quello che appunto diceva Angela, piacere di conoscerti Angela innanzitutto, sicuramente una, Giafranco, prendiamo nota attentamente di questa cosa perché diciamo, sicuramente va nella direzione che io auspico a livello nazionale con il portale da Digovit, diciamo, questa è sicuramente una cosa, ma avremo modo poi di confrontarci su questi temi insomma, in dettaglio. Scusate l'interruzione, vai Gianfranco, prosegui tranquillamente. No, ancora una volta per rilanciare su quanto possa essere interessante davvero il lavoro che state portando avanti e su come le questioni che ci ha raccontato Angela nel suo intervento siano quelle che più o meno ci stiamo ponendo tutti, anche se mi sembra di capire che in Piemonte si è trovato il passaggio successivo, cioè rispetto all'operatività su temi che interessano tutti. Angela, io ti rigiro i complimenti di tutte le persone che ci hanno seguito in chat per il lavoro che state facendo, la curiosità nostra, quindi personale e dei tutti 100, le 120 persone che grazie ancora una volta si sono connesse oggi e ci fa piacere che questi webinar continuino ad essere molto frequentati, continuino a riscontrare interesse nei confronti di chi li sta seguendo e chi di puntata dopo puntata per tornare alla logica di Netflix che dicevamo nell'introduzione continua a seguirli. Io chiederei invece ai miei conterranei della Regione Puglia di aprire la loro webcam e il loro microfono. Grazie ancora Angela grazie. E mentre in Eccoci. Puglia io vedo che, ok, perfetto. Vi presento Claudio Germano e Morena Aragone. Aspettate che sento uno strano. Fruscio? Fischio? Io non sento niente, il fischio non lo sento. Io sì, non so se è un... Sì, ok, fischio, fischio. Aspettate, provo. Allora, queste sono le... Va bene? Si sentiva un fischio? Ok. Buongiorno a tutti. Certo che è complicato adesso intervenire dopo il pezzo d'avanguardia della Regione Piemonte, ma diciamo, cerchiamo di proporre un punto di vista un po' diverso dell'esperienza che stiamo vivendo in Puglia sugli open data. Beh, questa slide è semplicemente una proposta di equazione, la salto, si vedono un po' male. Ok. La nostra esperienza è iniziata nel 2012, oggi siamo ad un punto, cioè, per cui abbiamo 109 dataset pubblicati. Nel 2015 abbiamo avuto l'esperienza di attuazione del piano annuale, che è in coda alla consultazione pubblica che avevamo attivato con le linee guida, per le linee guida regionali, avevano trovato molto consenso, diffuso consenso, cioè piaceva l'idea che un'amministrazione regionale potesse pianificare la propria attività annuale in termini di tematiche e di rilascio di dataset appropriati a tematiche di macro interesse. E quel piano annuale si connotava, diciamo, era particolarmente legato non tanto a delle priorità che avevamo cercato o condiviso all'interno dell'amministrazione regionale, ma partendo da quei dati e da quei dataset che potevano essere più facilmente reperibili in quanto generati da sistemi informativi già a disposizione dell'ente. E il portale ha ancora oggi l'ambizione di essere un hub per il sistema pubblico regionale, nel senso che è predisposto per ospitare
i comuni pugliesi innanzitutto, anzi prima ancora le agenzie regionali e i comuni pugliesi con tre livelli diversi di partecipazione, e cioè essere diretti fornitori di dataset, quindi lavorare direttamente nel portale in BEC, oppure affidare al portale, quindi alla nostra società in-house, la possibilità di pubblicare gestendo anche la trasformazione dei loro dati in open data, o diversamente per i comuni più evoluti o città metropolitane, linkare la loro presenza nel portale. Vado avanti per un pezzettino perché appunto il punto di vista è fuori centro, però tanto non è la slide significativa. Quello che diciamo vorrei, come regione vorremmo condividere con voi è quello che riguarda l'impatto anche organizzativo di questa attività all'interno di un'amministrazione complessa come una regione. Diciamo, un'operazione, diciamo, di lettura di quello che è accaduto. Nel 2015 c'era stata una fortissima implementazione, oltre che di numero di dataset pubblicati, anche di livello di partecipazione interna come motivazione dei colleghi delle diverse strutture regionali nell'aderire al progetto degli Open Data. Nel senso, c'era una convinzione e un livello di crescita sul valore che i dataset, che il rilascio dei dati poteva generare, e quindi è cresciuta una consapevole responsabilità nel lavorare su questi temi. Dopodiché il cambio di governo e il nuovo modello organizzativo hanno leggermente rallentato, diciamo, l'azione. Non lo dico in termini critici, può capitare, è fisiologico che capiti. Noi nel programma di governo regionale leggiamo degli open data e del loro riconoscimento della centralità strategica, però il cambio del modello organizzativo ha sicuramente generato qualche difficoltà, perché si sono assettati i dipartimenti. Sono cambiate le strutture interne ai dipartimenti, non c'è una scelta di dipartimento, diciamo, per l'ICT o per l'agenda digitale, e si sta ridisegnando, diciamo, il modello industriale della nostra società in-house, quindi questa fase di ammodernamento della macchina organizzativa come sistema regionale. Diciamo, ha inciso nel rallentamento sul lavoro degli open data. Questo potrebbe essere di nuovo il fischio. Questo potrebbe essere comune a molte amministrazioni, diciamo, ma è un fatto. Nel frattempo, comunque, non siamo stati fermi. I dataset sono stati implementati abbastanza su tematiche nuove. Sui Living Lab, sull'esperienza del portale della Digital Library. Non so se conoscete il portale, ma è molto interessante perché l'altro giorno Franceschini, il ministro Franceschini, ha lanciato l'idea della Digital Library nazionale. Noi abbiamo cominciato a lavorarci ed è online da poco meno di un anno. Diciamo, i dataset, gli open data che sono stati pubblicati sui cataloghi della Digital Library hanno generato un certo livello di interesse. Quello che vedete adesso, per quanto un po' fuori asse, però si intuisce, queste sono le connessioni, i luoghi da cui si sono connessi. Nel trimestre gennaio-marzo 2016, e lo vedete sul lato sinistro, mondo, e invece le connessioni che abbiamo letto verso dati.puglia.it in questo trimestre, cioè ho sbagliato, non è gennaio 2016-marzo 2017, ma è gennaio 2017 e marzo 2017, così come l'altra, è il primo trimestre dell'anno scorso e il primo trimestre di quest'anno. L'anno scorso avevamo gli USA,
USA che avevano la massima percentuale di connessione verso dati Puglia, e invece l'Italia insomma rilevava pochissimo. E invece quest'anno le condizioni sono drasticamente cambiate perché dall'Italia si connettono molto di più, mentre dal resto del mondo siamo, diciamo, nella normalità, più o meno, se si può chiamare normalità, ma comunque siamo in una fase normale. E questo invece è quello che è accaduto, la lettura di quello che è accaduto, abbiamo sempre lo stesso errore di tempo. Dovete considerare che questo è quello sulla sinistra è gennaio-marzo 2016, quello sulla destra è gennaio-marzo 2017, è refuso. L'anno scorso dalla Puglia si connettevano praticamente pochissimi soggetti, invece Lazio, Piemonte avevano una dignità rilevabile. Quest'anno, come vedete, è cambiata la proporzione. Non lo dico perché voglio commentarlo, ma diciamo che sono significativi questi dati, almeno rispetto ad un interesse, una cultura, parola troppo forte per poter definire, diciamo, un fenomeno statistico. Forse sì, cioè in Puglia si è animato il territorio e sembrerebbe, da come è più che evidente, che siano aumentate le percentuali di soggetti che si connettono al portale degli Open Data pugliesi. Queste invece, scusatemi, ecco, questi invece sono i dati suddivisi per regione. Naturalmente c'è una dominanza Puglia e poi via via le altre amministrazioni. Quello che vi pongo come curiosità, le percentuali dei dataset in termini di visualizzazioni e di download. Quest'anno, per la rilevazione, la statistica tirata ieri, diciamo, per visualizzazioni, questo è un dato che ci stupiva già lo scorso anno, il primo in ordine, il primo, la pagina più vista, il dataset più visualizzato è quello sulla ricerca collaborativa. Si tratta della rete dei laboratori pubblici di ricerca. Sono gli esiti di un avviso di qualche tempo fa sul POR 713 che riguarda appunto la ricerca collaborativa. E quindi i laboratori pubblici di ricerca che si sono messi in rete per sperimentare progetti. Seconda, movimento turistico alberghiero, anagrafe sanitarie, strutture sanitarie, assistenza farmaceutica e specialistica. Sul download c'è una variazione molto forte. Lo scorso anno i dataset che erano maggiormente scaricati erano quelli che riguardavano il turismo. Strutture ricettive, masserie, flussi. Invece quest'anno, come potete leggere, si tratta, i primi quattro riguardano assolutamente dataset collegati ai dati sulla salute e sulle strutture sanitarie, ospedaliere, assistenza specialistica, distretti sociosanitari. È particolarmente significativo perché può essere anche letto come un tema di forte interesse? Certamente sì. Quello che non sappiamo rispetto a questo tipo di dati è perché non ci è dato conoscere tutto, abbiamo delle difficoltà a leggere come vengono e se vengono riutilizzati in forma di, diciamo, di servizi digitali innovativi in favore del cittadino. Qualche elemento ce l'abbiamo, poi ve lo racconto, però in questo momento diciamo una capacità di lettura più o meno strutturata dell'amministrazione regionale di poter intercettare quanti e quali casi di riuso dei dati per generare sistemi e servizi in favore del cittadino non ce l'abbiamo. Tutto sballato comunque non importa, non sono belle le slide, devo vedersi così. Però
Per quello che riguarda i LinkedIn Open Data, siamo nella direzione di pubblicarli, non siamo ancora. Ah, ci sono problemi audio? Non siamo ancora pubblici, ma ci stiamo arrivando. Mancano pochissime, diciamo, giornate, settimane, perché c'è la messa a punto di qualcosa che non andava nel sistema. E pubblicheremo per primi i linked della Digital Library, perché sono nati già nelle condizioni di prestarsi al linked. Questa è una piccola vista log live su una pubblicazione ancora in fase di test, che è il nome del Papa Re. Noi abbiamo una mediateca regionale piuttosto ricca, e questo è un lavoro fatto sul manifesto del celebre vecchio film di Luigi Magni, e quindi questa vista offre la possibilità di visualizzare appunto le connessioni tematiche e logiche tra i vari elementi che poi generano i LinkedIn. Invece, siamo per chiudere, attivare più che altro, perché già abbiamo avuto degli incontri per lavorare su questo, per sperimentare i LinkedIn Open Data trasversalmente fra diverse amministrazioni, noi Regione, con l'ARPA Puglia e con Comune di Bari e Comune di Lecce, che sono particolarmente attivi in materia di open data e che sono particolarmente pronti ad attivare una sperimentazione in tal senso. E intanto, e qui ho visto che è in linea Piersoft Paolicelli, rispetto a questo tipo di lettura, che cosa succede sul territorio, mi ha particolarmente colpito, perché è molto interessante ed è un'esperienza che vi offro, a quello che accade sul territorio. Sul territorio c'è parecchia vivacità. Da un lato ci sono dei comuni che stanno iniziando a lavorare sugli open data, e dall'altro noi abbiamo un protocollo d'intesa con ANCI regionale per l'attuazione dell'agenda digitale complessivamente. E quindi, anche quando può sembrare, rischiamo di dare per scontato che i comuni piccoli possano non farcela, possano avere più difficoltà, diciamo, nel procedere, nell'evolvere verso sistemi digitali che offrano servizi innovativi ai cittadini. Ecco che vi racconto quella che è un'esperienza appunto vissuta e condivisa da Piersoft Paolicelli in un comune che è quello di Galatone. Questa è una immagine che trovate anche sui social, che Piersoft ha messo a disposizione un po' dell'universo dei soggetti che si interessano agli open data, è pubblicata anche in Open Data Puglia. Ed è il risultato di un lavoro che hanno portato avanti sicuramente i colleghi funzionari del comune di Galatone, certamente su un tema che è piuttosto ostile in genere, o almeno piuttosto rigido, i piani regolatori. E la cosa inedita è che questa sperimentazione arriva con il coinvolgimento di ragazzi, di giovani, studenti di una ITS, e quindi il comune ha rilasciato 20 dataset appunto scovati, puliti, pubblicati, condivisi dai ragazzi, e sono stati oggetto, dice Piersoft, di una lectio magistralis da parte dei funzionari, cioè c'è stato un contatto, un collegamento di senso, di condivisione, di partecipazione, insomma, e di apertura da parte dei funzionari del comune verso dei ragazzi su un tema che, voglio dire, non credo che sia
tra le priorità dei giovani. È difficile immaginare che dei giovani studenti possano essere così interessati spontaneamente al difficile linguaggio dei piani regolatori, e invece ci hanno lavorato, hanno condiviso e hanno contribuito a rendere fruibili dei dati che invece diversamente restano nascosti e impigliati nelle carte stagionate dei nostri uffici. Un lavoro di questi aiuta anche a comprendere, certamente lo scambio di saperi, a comprendere il senso di, il valore dell'ottimizzazione dei processi interni. Gli open data quindi possono essere non solo un obiettivo finale, ma anche una buona scusa iniziale per innescare all'interno della pubblica amministrazione processi più affascinanti, diciamo. Questa è soltanto un'immagine, ma perché rende tra un elenco, un vecchio registro, e quello che poi può essere, che può diventare, come in termini di pulizia dei dati, un dato. Bisogna sporcarsi le mani sui vecchi dati, diciamo, scritti nei polverosi registri per arrivare poi a dei risultati open. Oppure, come sta capitando a noi, saremo pure un po' indietro rispetto alla produzione di nuovi dataset, nel senso che l'anno di questo anno e mezzo di prudente stasi, diciamo, non è però stata soltanto un momento inefficiente. Stiamo andando verso un sistema di sistemi, ecco, scusate il gioco di parole, verso Puglia Login, che è un approccio anche nuovo per regione alla generazione di nuovi servizi, sistemi, strumenti e infrastrutture digitali, che vede appunto una nuova modalità di progettazione, naturalmente integrata, interoperabile. Evito tutto questo racconto perché insomma siamo in un ambiente dove queste cose le condividiamo, le conosciamo, non le do per scontate, ma semplicemente non le cito. Tutto quanto l'insieme dei sistemi di elaborazione, sia quelli orizzontali che quelli verticali, quindi per ambiti tematici che vanno dal SIT, dal sistema informativo territoriale, ai sistemi che sono a disposizione e che saranno a disposizione in forma più evoluta della protezione civile anziché dell'agricoltura, monitoraggio della xylella, ne potrei raccontare 100.000, tutti questi sistemi genereranno in automatico open data, quindi noi andremo ad avere un sistema fra qualche mese, che va regolato, ma nutrirà automaticamente il portale degli open data e quindi con una ontologia e una messa a punto del sistema di metadatazione, con tutto quello che sono i suggerimenti e gli stimoli anche del mantenersi, come a livello nazionale ben abbiamo condiviso, raccogliendo i suggerimenti, un paniere dinamico aperto, arrivare un po' prima a dei risultati che possano essere disponibili immediatamente alla cittadinanza per poter sperare che si generino progetti e soluzioni innovative. E chiudo la mia parte passando poi la parola a Morena, segnalandovi, a proposito degli open data e di come si incrocia con alcune iniziative della programmazione 14-20, che da pochissimo sarà aperto da aprile a maggio di quest'anno, naturalmente, un bando che si chiama InnoLabs, sull'azione 1.4, quindi non è OT2, non è OT11, ma appunto OT2 e OT11 sono a servizio di queste iniziative, perché è un bando che prevede e spinge per progetti pilota, per soluzioni innovative.
Questo bando si collega all'esperienza molto interessante che abbiamo avuto come azione ponte sui Living Lab. Non ve la racconto per intero, ma è praticamente questo ambiente dove l'utente insieme a chi ha espresso fabbisogno pubblico di innovazione, a soggetti, a imprese e a centri di ricerca sperimentano in un ambiente comune soluzioni innovative. Diciamo che nella seconda tipologia, sulla Knowledge Community, gli open data vengono portati dalla regione al centro dell'attenzione di chi dovrà progettare. C'è una logica, che tiene insieme gli elementi del riuso, degli open data e della banda larga. Ed è un invito ai sistemi, al sistema regionale della PA, al sistema regionale della conoscenza e a quello dello sviluppo a produrre soluzioni pilota e progetti pilota di sperimentazione che tengano al centro questi temi e che ci stupiscano poi alla fine con dei risultati che possono darci un altro spaccato, un esempio di riuso. Per esempio degli open data, ma anche di altro per portare soluzioni. Passo la parola a C'era una domanda, Morena c'era una Dragone. domanda, Sì? non so se vuoi, Ah, di Persoff, esatto, con le linee guida. Ah, riguardo più o meno il tema della ok, governance e delle linee guida. sì. Ha ragione. Non la... Sì, volevo semplicemente. Allora, Vai, vai. la risposta è velocissima, anche abbastanza semplice per fortuna, nel senso che non abbiamo ancora portato in giunta, non in tempo utile per questo webinar, però le linee guida regionali, in giunta regionale affidiamo alla giunta degli indirizzi 2017 e di prospettiva, che praticamente potranno aggiornare le linee guida regionali, ma nel senso di connettersi sempre più a quelle nazionali, perché abbiamo bisogno di un linguaggio unico e di allinearci fra regioni e con il livello nazionale per poter essere poi facilmente leggibili anche a livello europeo. Quindi, abbiamo bisogno, appannaggio dei prossimi 3-4 comuni. Invece forse Persoff chiedeva anche un'altra cosa rispetto ai comuni e rispetto al legame tra comuni e regione. Chiedo perché non l'ho compreso, Gianfranco. A mia volta chiedo a Piersoft di sì, ok, sì, arriva un sì in chat. Sì, credo che fosse questa la logica. Sì, cosa? Ah, ok. Quindi posso passare la mia cuffia a Morena Direi sì, Aragone? anche per rispettare i tempi dell'intervento. Ok, andiamo, sì. Mille grazie, Claudio. Si sente un lieve fischio in chat che non è un. Si sente ancora? Si sente un pochino, in realtà non è una pentola a pressione, come diceva qualcuno in chat prima, non è una caffettiera che sta uscendo, ma è la tramontana che soffia sulle coste pugliesi e piega gli olivi millenari e fa Maestrale, mi raccomando, maestro. maestrale, che ci teniamo. Lascio a te la parola. Grazie Gianfranco. Come avrete visto con Claudia, non siamo soltanto colleghe di lavoro, quindi non condividiamo, ma condividiamo addirittura la cuffia, quindi proprio la postazione vera e propria, almeno in questa circostanza. Io vi rubo veramente 2 secondi per innanzitutto ringraziare Formez e ringraziare la mia amministrazione, che è la prima volta che mi coinvolge, diciamo, su un settore nel quale non sono incardinata istituzionalmente, ma diciamo da diversi anni pratico per vari motivi. E oggi, infatti, io vi parlo, quindi integro la splendida descrizione di Claudia, non parlando di quello che accade in Regione Puglia come amministrazione, ma di quello che accade in Regione Puglia come territorio. Quindi la Regione Puglia, che è lunga, bella e varia, è altrettanto lunga, bella e varia anche per quanto riguarda le dinamiche dell'open data. Mi permetterete anche un passo indietro, perché in questi giorni siamo stati anche bombardati da una serie di dati e di informazioni. Queste immagini probabilmente le avrete già viste, perché ognuno poi dai rapporti europei e dal DESI trae quello che è, diciamo, gli è funzionale a un certo tipo di discorso.
Allora, le prime immagini che vi ho portato oggi riguardano la nostra fantomatica ancora ad oggi economia del dato, cioè quanto il dato può produrre a livello di valore economico sul territorio e quanto si prevede possa produrre. Allora, come vedete, queste due immagini che sono nella prima slide in realtà ci mostrano che i benefici sono assolutamente incrementali, cioè tale è la stima fatta fino ad oggi e possiamo considerarla almeno raddoppiata rispetto al 2020. Ovviamente, lavorando in regione, l'arco nostro di valutazione va orientativamente al 2020. Ci siamo chiesti più volte, anche oggi, parlando di paniere, quali dati dovessero poi alla fine essere rilasciati sul territorio, ed è una domanda che ci facciamo costantemente, sempre. Di quali dati ha bisogno il cittadino? Di quali dati ha bisogno, l'impresa per poter lavorare nell'economia del dato? Ora, io ho rubato questa slide con crediti, al bellissimo lavoro fatto da Le Boscaiana, mi permetto di utilizzare il suo, nickname, tanto è conosciutissima, sul Open Data 200. Ora, io dovrei, vedete qui come le tipologie di dati che sono geolocalizzati o georiferiti, rientrano tra i dati principe. Vi ho messo questa slide non perché volessi parlarvi dell'acqua calda, ovviamente, ma perché dobbiamo prendere atto che probabilmente continuare a domandarci quali dati servono è un problema di acqua calda, cioè esistono già una serie di rilevazioni fondamentali che ce lo dimostrano. Allora, andiamo avanti sul territorio perché in realtà problemi ci sono, come vi dicevo prima, dati recuperati dal DEFI. Abbiamo una maturità del paese Italia e nel circoletto azzurro che non è ancora definitiva, non è ancora attestata. E abbiamo anche un fortissimo problema di cultura digitale, ma che ve lo dico a fare. Il primo circoletto non è l'Italia, il primo circoletto è la Grecia ed è la seconda nella classifica dei paesi europei. L'Italia è l'ultimo circoletto che vedete in blu, chiaramente sulla destra, tra i paesi in via di sviluppo. Non lo dico chiaramente per criticare nessuno, ma semplicemente per prendere atto di un problema. Eppure si fa cultura in Italia, si fa cultura digitale, si fa cultura del dato, si fa. Questa slide è recuperata anch'essa, se non erro, dalla funzione pubblica. Questo dovrebbe essere il riassuntivo delle iniziative nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta o dell'Open Data Day. C'è stata sovrapposizione tra le due cose, parziale sovrapposizione tra le due cose, per cui se vedete il numero indicato sulle iniziative italiane è il più alto tra le iniziative censite. Allora, c'è risposta da parte della cittadinanza, c'è risposta, ma probabilmente manca qualcosa ancora, manca un passaggio che possa istituzionalizzare o legittimare una serie di iniziative, perché iniziative il territorio ne fa. Questa è un'immagine di Open Gioia, che è l'iniziativa che è stata realizzata quest'anno nell'Open Data Day italiano in Puglia. Vi ho riassunto qui i dati perché anche questo ci mostra una crescita da parte del territorio. La prima edizione è stata realizzata a Bari nel 2013, chiaramente in concomitanza con quello che è l'insieme di iniziative realizzate a livello territoriale. Il primo anno è stato il 2013, raddoppiata 2014-2015 con Bari e Lecce, 2016 con Taranto e Lecce, 2017 con Gioia e Lecce, e l'anno prossimo io avevo lanciato l'iniziativa di farlo a Foggia, perché attualmente è la parte del territorio che per quanto riguarda i dati aperti è ancora più silente, ma sono convinta che iniziative sono state realizzate probabilmente anche da noi non conosciute. Vi segnalo che dal 2016 non trovate più Bari perché il gruppo dell'Open Data Day su Bari ha organizzato la manifestazione in forma itinerante, non so se avete letto, quindi Taranto e Gioia per quest'anno. Come vi dicevo, in realtà le community che operano non solo in Puglia ma sull'intero territorio sono tante, non vi presento certamente Spaghetti Open Data e non vi presento certamente come novità Stati Generali dell'Innovazione e il gruppo WISTER che diciamo, raggruppa le donne che operano nel settore dello sviluppo intelligente dei territori ed è anche delle competenze, si lavora moltissimo sulle competenze digitali. Però in realtà vi posso presentare per esempio la community di Open Puglia, che
che nasce proprio come aggregazione spontanea di rappresentanti chiaramente della cittadinanza attiva, ma anche di studenti, ce ne sono molti, nonché esponenti del settore industriale, del mondo della ricerca, eccetera. Con Open Puglia abbiamo realizzato diverse iniziative al momento, non soltanto chiaramente gli hackathon, con particolare riferimento in questo caso ai luoghi della cultura, dei quali abbiamo realizzato una mappatura al di là di quelli già presenti e già classificati come luoghi della cultura dal MIBACT. E in questo caso, molto carino, abbiamo messo in relazione non soltanto il database del Ministero, ma abbiamo recuperato i dati regionali e chiaramente il database regionale dei luoghi culturali già censiti. E poi stiamo portando avanti una serie di monitoraggi, anche questi monitoraggi civici, con una serie di applicativi che contiamo eventualmente di mettere a sistema e di condividere anche con le istituzioni sulla qualità dell'aria e sulla ricettività locale. Però vi presento anche un'ultima iniziativa, sempre prodotta dal territorio e sempre con grande, diciamo, fatica. Dopo 2 anni di lavoro, quest'anno, ad aprile, parte la prima edizione del Master in Data Science. È stato realizzato congiuntamente dal Politecnico di Bari, dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con Spegea. È la prima volta, quello che ci dicono, non soltanto che un Master in Data Science viene realizzato diciamo nel sud Italia, quindi sotto Roma, ma è la prima volta soprattutto che le due università baresi, Politecnica e Università degli Studi, si mettono d'accordo per gestire una iniziativa congiunta. Io non vi rubo altro tempo, se Claudia vuole ripassare qui, noi salutiamo e vi lasciamo i nostri contatti per eventuali chiaramente integrazioni, chiarimenti e scambio di esperienze, che credo sia la cosa fondamentale poi di questa iniziativa del Formez. Grazie. Grazie Claudia, mille grazie Morena. Io vedo che Gabriele ha riaperto la sua webcam, direi che ci possiamo riavviare verso la conclusione. E Gabriele, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, mi faceva piacere innanzitutto ringraziare appunto Regione Puglia e Piemonte che hanno partecipato a questo webinar. Insomma, sono stati veramente due interventi molto interessanti, di cui insomma nascono spunti significativi anche per noi a livello nazionale. Poi naturalmente avremo modo di sentirci direttamente insomma, per attività concrete di cui abbiamo già dato qualche anticipazione prima, insomma, diciamo, quando ancora non era iniziata la parte pubblica del webinar, ma però io voglio dire due cose su due obiettivi che intendo portare avanti, diciamo, se non mi stopperanno prima, insomma, io cercherò di portare avanti a tutto spiano. Cioè, da una parte voglio fare in modo che attraverso il riferimento di dati Covid sia un punto di confronto e di riferimento per azioni di monitoraggio relative sia all'implementazione della direttiva PSI sia al rapporto che prevede il CAD, l'articolo 52 del CAD, così come anche già abbiamo fatto per quanto riguarda l'accordo di partenariato di cui accennavo prima. Poi un'altra cosa, non a caso il webinar dello scorso 8 marzo in cui attraverso il quale abbiamo lanciato il nuovo dati Covid, era come organizzarsi per gli Open Data. Ecco, io diciamo, anticipo che da qui ai prossimi giorni, prossime settimane, sarà una rubrica come organizzarsi, come ci organizziamo per gli Open Data, una serie di indicazioni alle tutti quanti, alle amministrazioni, per avere un effettivo coordinamento su questo tema specifico. Cioè, che cosa vogliamo fare? Il primo punto che metteremo in evidenza sarà quello come dovranno essere dialogare, come ci dobbiamo federare attorno al catalogo dati Covid. Quindi noi vorrò portare insomma, una serie di spunti per organizzarci concretamente, cose che chiaramente non sanno, diciamo, non fanno parte di problematiche di natura normativa o tecnica, ma sono sicuramente cose organizzative di coordinamento, quindi come ci organizziamo per gli Open Data. Ecco, quindi questo webinar dell'altra volta rappresenta il punto di partenza su una serie di azioni che dobbiamo mettere a fattor comune, perché diciamo, senza diciamo, una chiarezza di rapporti e di operatività si perde di vista il lavoro e anche, secondo me, il ruolo di dati Covid, perché il ruolo di dati Covid non è solo un catalogo nazionale, ma come voglio sempre rinforzare questo aspetto, è un punto di riferimento per tutta la comunità open data.
Io ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Gianfranco, lascio a te la chiusura, insomma, se vuoi dire qualche altra cosa su questo tema, per quanto riguarda questi aspetti dell'aumentata nelle regioni, avremo sicuramente un ulteriore ciclo di webinar, ma ci saranno anche altri webinar su vari temi specifici che andremo a organizzare nelle prossime settimane, insomma, nei prossimi periodi. Vi saluto e vi ringrazio tutti. A te Gianfranco. Due cose al volo. La prima, qualcuno lo chiedeva già in chat, sono già disponibili le slide usate da Gabriele, da Angela e da Morena e Claudia. Le trovate alla pagina di Eventi.pa, la stessa dal quale vi siete iscritti ed è quella che ho appena postato in chat, magari la rimetto al volo, dovrei avere il copia e incolla, sì. Ciro Spataro rilanciava, Ciro Spataro, anima dell'Open Data siciliano e palermitano in particolare, rilanciava l'opportunità di continuare a ragionare insieme attraverso webinar del tutto simili a quelli che abbiamo organizzato questo primo ciclo, dando modo, dando spazio, dando voce anche alle comunità open data italiane, che francamente credo che siano uno degli aspetti più interessanti, nel senso sono quelli che poi rimettono mano ai dati, sono probabilmente la più forte leva di stimolo per le pubbliche amministrazioni ad esporre, a contribuire, a migliorare anche i dati in termini di qualità. Quindi probabilmente sì, a me piacerebbe, nel senso rilancio a Gabriele, mi auguro di riuscire a ragionarci e Senz'altro. vedere insieme come organizzarlo, esatto, come in diretta. Senz'altro E sì, quindi si sì, pone il dubbio. certamente un webinar su cui diamo voce alle persone che, come dire, spingono, perché gli spingitori di Open Data, li prima chiamava qualcuno un po' di tempo fa su Twitter. E poi vi volevo dire, sempre a proposito di questo ciclo di webinar che si sta concludendo adesso, cioè nato in ambito OT11, OT2 e supportato dalla redazione di AtiGov. Questo pomeriggio io guardo l'altra parte dello schermo, Salvatore Marras, che è il mio dirigente che coordina le attività del Formez sul tema dei dati aperti, ci mettiamo a lavorare per ragionare insieme su una nuova edizione, quindi un nuovo ciclo, altri tre webinar quasi certamente, dedicato all'open data nelle regioni italiane, e quindi l'idea è quella di continuare, visto che comunque c'è un'ottima partecipazione, anche oggi eravate più di 130, credo, in un certo momento, e continuare a raccontarvi quello che sta succedendo in questo modo, come dire, semplice, facilmente accessibile un po' a chiunque, continuando a chiacchierare in chat, dando modo a chi si sta occupando di questi temi a livello nazionale e regionale di raccontarci il loro punto di vista. Io ringrazio ancora una volta tutti i relatori di oggi, ringrazio tutti voi che avete seguito il webinar di oggi e che avete seguito anche i due precedenti appuntamenti. Vi rimando a qualche settimana per nuovi webinar sempre su questi temi. Qualunque novità è su DatiGov sezione news e sul nostro account Twitter, che è aggiornato in maniera costante, ci auguriamo abbastanza frequente. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi. Questo pomeriggio, sempre su questa pagina di Eventi.pa, trovate anche la registrazione del webinar. Grazie Claudia, grazie Morena, grazie Angela, grazie Gabriele. A presto.